Sono passati 49 anni da quel 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong toccò per la prima volta nella storia dell'umanità il suolo lunare, ma il fascino dell'unico satellite della Terra è rimasto intatto. Non è un caso, infatti, se alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sia stato presentato il trailer di Lunar City, il docufilm di Alessandra Bonavina prodotto da Omnia Gold Studies Production in collaborazione con ASI e NASA. La pellicola è il secondo capitolo della trilogia Expedition curata dalla regista Bonavina dopo il primo docufilm sulla missione Vita che aveva come protagonista Paolo Nespoli. Nespoli che ha presenziato alla proiezione del docufilm insieme a Roberto Vittori. Una presenza sul red carpet nella speranza che i ragazzi si concentrino sulla scienza e che, quando pensano a cosa fare da grandi, decidano di mettere la scienza e l'ingegneria tra le cose da fare. Diventare astronauti non solo non è impossibile, ma permette di fare una vita nella quale ci si diverte. Se passare sul tappeto rosso di Venezia può aiutare a dare un'immagine positiva della scienza, lo faccio volentieri. Torneremo sulla Luna e questa volta lo faremo per restarci. Noi come esseri umani siamo sempre stati curiosi, abbiamo sempre avuto questa necessità di espanderci, conoscere di quello che ci sta attorno. La Terra la conosciamo quasi tutta, cioè abbiamo la Luna, ci siamo stati, ma insomma un pochettino così. Vorremmo andare su Marte, Marte è un passo veramente lungo, quindi forse ha senso andare sulla Luna che è qua più vicino, imparare a avere un posto umano abitato permanentemente lì, imparare a fare queste cose e poi continuare, ma fa parte del nostro modo di essere. Lunar City vuole raccontare le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l'impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo spazio profondo. In previsione della chiusura della Stazione Spaziale Internazionale fissata al 2024, per la NASA è ora di guardare all'orbita della Luna e costruire un avamposto umano che sarà la base per le future missioni interplanetarie e per la conquista umana di altri pianeti, primo fra tutti Marte. Una stazione spaziale in orbita cislunare potrebbe essere il primo punto di partenza per le future esplorazioni, con l'idea di seguire lo stesso approccio di cooperazione internazionale che ha caratterizzato l'esperienza della ISS. La Luna è a 380.000 km dalla superficie terrestre, mentre Marte è a milioni di chilometri, quindi sicuramente la Luna è uno dei passi intermedi prima di arrivare su Marte. Ovvio che per tutto quello che riguarda le operazioni, il modo d'arrivare, l'atterraggio, seppur le diversità ci sono, Marte ha un'atmosfera, la Luna no, riconsolidare le operazioni attorno alla Luna, sulla Luna, certamente aiuteranno verso l'ambizioso progetto di arrivare a esplorare Marte. Detto questo è anche vero il contrario, ossia la Luna ha un potenziale a sé e Marte non ha la stessa opportunità. La Luna è vicina, proprio perché è vicina rappresenta un'opportunità in più, e cioè la Luna potrebbe diventare la nostra zona industriale, potremmo reinventare sulla Luna il processo manufatturiero, quindi significa estrarre materie prime, estrarre energia, esportare al di fuori dell'atmosfera tutte le attività industriali più inquinanti. Non a caso sono diversi i partner commerciali e internazionali, agenzie spaziali e aziende private che contribuiranno alla realizzazione del Deep Space Gateway per l'esplorazione umana dello spazio. Gli strumenti pratici per la costruzione del gateway saranno la Space Launch System, il vettore super pesante della NASA, attualmente in fase di sviluppo, e l'Orion, la capsula per il trasporto dell'equipaggio. La scelta dell'orbita cislunare, una particolare orbita tra la Terra e la Luna, è dettata essenzialmente dal vantaggio che offre. Si tratta di un ambiente di spazio profondo relativamente vicino, dove è possibile acquisire esperienza per le missioni umane verso l'interno del Sistema Solare, accedere facilmente alla superficie della Luna con missioni robotiche e con la possibilità di tornare sulla Terra in tempi rapidi, oltre al fatto che evitando di lanciare dalla Terra si otterrà un grande risparmio di carburante. In un futuro non così lontano, grazie alla stazione cislunare, gli astronauti potranno partire dalla Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al gateway e poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del transport.
Naturalmente, per rendere possibile tutto ciò ci sono vari problemi tecnici da risolvere. Uno di questi riguarda il sistema di riscaldamento. In passato il gelo è stato fatale più volte. Un esempio è il rover Lunok 2 che si spense in una fredda notte lunare di gennaio del 1973, quando il suo sistema di riscaldamento radioattivo gradualmente andò fuori uso dopo appena 4 mesi di lavoro. Le missioni Apollo, invece, dotate di equipaggio, permettevano agli astronauti di calcare il suolo lunare solo per un periodo di tempo limitato a pochi giorni e sempre durante la fase diurna. Da adesso in poi l'impostazione è da cambiare. La Luna va resa abitabile anche durante la sua gelida notte. Tante ancora le incognite. Ciò che è certo è che dopo quasi 50 anni e 12 allunaggi, la Luna rappresenta ancora il futuro.